M come mamma, M come modella, M come Milan. Melissa Satta con noi oggi, benvenuta Melissa. Ciao, grazie dell'invito. È un piacere. È sempre bello venire da queste parti. Ti chiederei, per rompere il ghiaccio, che cos'è in 30 secondi il Milan per te? Che cos'è il Milan? Beh, Milan come Milano, che è la città che ormai mi ha adottato da tantissimi anni. Milan è anche una passione, un amore, un qualcosa che ti fa gioire e a volte anche un po' soffrire. Però, insomma, è un qualcosa di molto bello. Ho vissuto degli anni legati al Milan, insomma, molto intensi, non solo dal lato, insomma, sportivo, di tifo, di passione, ma anche dal punto di vista privato, e quindi devo dire che per me significa tanto. Allora, io vorrei partire con te leggendoti un estratto della quarta copertina del tuo libro. Perché tu nel 2018 pubblichi M come Melissa. Esatto. Leggo: ciao, sono Melissa e vorrei raccontarmi come una ragazza qualunque e presentarmi come si fa quando si incontrano nuove amiche. E io vorrei che oggi avessi proprio questa opportunità nuovamente per gli amici che ci guardano da casa. Partiamo dall'infanzia. Nasci a Boston da genitori sardi. Mm-hmm. Hai la doppia cittadinanza. Sì. In che cosa ti senti più americana e in cosa invece più italiana e più sarda? Sicuramente dell'America ho portato proprio l'essere un po' cittadina del mondo. Lì i ragazzi crescono con una mentalità molto aperta e indipendente. Infatti i ragazzi americani vanno via di casa molto presto, cercano appunto subito di trovare la loro strada. Devo dire che questo è quello che mi hanno un po' insegnato i miei genitori negli anni. Poi di italiano quasi tutto, nel senso che mi sento comunque italiana al 100%, sono cresciuta comunque in Italia e ho studiato nelle scuole italiane, la mia madrelingua ormai è l'italiano, anche se ho fatto l'asilo in America, quindi ho sempre parlato inglese, parlo perfettamente inglese, ma poi tutto il mio percorso scolastico l'ho fatto in Italia. E mi piace mangiare la pasta, le cose italiane. La cucina italiana, la nostra cultura, la bellezza del nostro paese proprio a 360 gradi. Parliamone allora del momento in cui hai deciso di lasciare casa, sì, e di venire a Milano, la città che poi di fatto ti ha adottata. Com'è sì. stato fare quel salto? Ma per me è stupendo, ricordo quegli anni veramente con nostalgia, perché mi sono divertita tantissimo, sia gli anni del liceo a Cagliari, però poi ricordo l'ultimo anno che scalpitavo, non vedevo l'ora che arrivasse questo esame di maturità per poter fare questo cambiamento, quindi già da prima iniziavo a guardare le case, perché dovevo trovare la casa e l'università, e poi non so, insomma, ero proprio già proiettata a questo trasferimento, l'ho proprio vissuta con la voglia di farlo, la voglia di rischiare, di prendere la mia vita in mano. Sono sempre stata così, proprio una ragazzina teenage, super, super indipendente, amavo questi cambiamenti, le sfide. Poi sono stata anche abituata così da piccola, perché con i miei genitori mi sono trasferita diverse volte, quindi abbiamo anche viaggiato tanto, quindi siamo sempre stati abituati molto al cambiamento. Erano preoccupati loro? E come eventualmente hai placato le preoccupazioni di un genitore? Beh, sicuramente sì, perché appunto ogni genitore si preoccupa quando il proprio figlio si allontana da casa. Io adesso un po' lo capisco da mamma, quindi anche quando mio figlio magari deve andare da qualcun altro, sto lì con l'ansia, dico: ma sei sicuro che vuoi andare? Però poi lo dobbiamo accettare. Non voglio immaginare il giorno in cui mio figlio mi dirà: mamma, mi trasferisco, vado a studiare, ciao, magari all'estero. Io: va bene amore, vengo anch'io con te. Con la valigia. Con la valigetta. E il trolley già pronto. O quando mi porterà la prima fidanzata a casa, che in verità è già successo, che di avere la sua fidanzata a casa. Addirittura. Sì, già a 5 anni. Però insomma, quando magari succederà un po' più avanti, mi dai: mamma, è la mia fidanzata, così io: veramente? Tu diventi famosa giovanissima, quindi la popolarità arriva che avevi 19 anni grazie a Striscia la Notizia. A livello pratico, com'è cambiata la tua vita e se hai mai avuto momenti
di smarrimento in quel periodo? Ma guarda, ho dovuto fare delle scelte perché io sono arrivata a Milano e facevo l'università. Nella mia testa c'è, divento giornalista, studio, faccio, disfo. Poi l'estate mi chiamano, devi venire a fare un casting a Mediaset. Andiamo. Sono andata e poi ho scoperto di che cosa si... insomma, perché mi avessero veramente chiamato lì, ed era appunto per Striscia. Non me l'aspettavo, non era proprio quello che cercavo. Però poi è successo tutto talmente in fretta che ho dovuto poi fare anche appunto questa scelta di lasciare l'università, perché Striscia è stupenda, una bellissima scuola di vita, scuola professionale, ma ti risucchia, nel senso che le nostre giornate erano piene dal lunedì alla domenica. Facevamo le prove, volevano che studiassimo danza. Io non avevo mai studiato danza, io giocavo a calcio, cioè, quindi immaginati, esatto. Quando la maestra di danza mi ha visto, si è messo le mani nei capelli, no? Diceva, è questa. E ho detto, scusami, ma io da piccolina non ho mai fatto danza. Cioè, avevamo queste giornate infinite. Poi ti è dispiaciuto lasciare l'università? Ma guarda, mi è dispiaciuto sino a un certo punto, nel senso che ad oggi dire, ah sai, ho concluso la laurea, mi sarebbe piaciuto, ma la cosa bella è che pochi anni fa sono stata chiamata dall'università che frequentavo proprio per preparare una lezione per dei ragazzi per un corso, quindi comunque sono tornata lì con una veste diversa e mi è piaciuto tantissimo proprio raccontare anche la mia storia, il mio percorso di vita, che cosa ho creato a questi ragazzi appunto super giovani che hanno voglia di fare, hanno voglia di imparare, hanno voglia poi di lanciarsi nel mondo lavorativo, e quindi ho un po' portato lì la mia storia ed è stato molto bello fare quello. E a questi ragazzi o ragazze che vogliono intraprendere il mondo dello spettacolo, che consiglio daresti e anche un'attenzione a? Il mondo dello spettacolo è cambiato. Da quando ho iniziato io ad oggi è un qualcosa di completamente diverso. È cambiato perché quando ho iniziato io a fare la televisione era un qualcosa per pochi, c'erano pochi posti, era forse anche più difficile entrare, era molto più difficile ottenere anche una popolarità. Adesso invece con la nascita dei social media risulta molto più facile essere conosciuti dal pubblico, e a volte anche in maniera sbagliata, perché non hai più forse quelle linee guida che c'erano un tempo. Basta che metti un nickname o il tuo nome e cognome, i tuoi dati, e sbarchi sui social. E lo fai anche senza la consapevolezza giusta, senza magari a volte avere la guida giusta, perché magari anche i nostri genitori non controllano, o loro, essendo di una generazione diversa, non capiscono e quindi non possono neanche aiutarti ad affrontare quel percorso, sì, pubblico, perché ormai i social media sono pubblici, è come andare in televisione, no? Tutti ti possono guardare e vedere quello che tu fai, non fai, che pubblichi, e quindi è un po' un momento dove non si riesce a gestire il tutto. Le persone molto famose devono convivere con questa esposizione mediatica, a volte eccessiva, che viene giustificata spesso con la frase "è il prezzo da pagare". Sì. Tu sei mai stata vittima, protagonista di un episodio magari spiacevole che ti ha fatto pensare basta, io mollo, questo mondo non fa per me? No, non ho mai pensato di lasciare, ma ho avuto delle situazioni che assolutamente non mi sono piaciute, e questo detto "il prezzo da pagare" non lo trovo assolutamente giusto, perché è vero che quando scegli di essere un personaggio pubblico, un personaggio conosciuto, devi accettare i pro e i contro del lavoro che scegli, no? E il fatto di essere popolare, che vuol dire ti riconoscono per strada, magari ti chiedono una foto, ti chiedono un autografo, magari ci sono i paparazzi che ti seguono, ma questo non vuol dire dover vendere la tua vita al 100%, nel senso che io ho cercato di basare la mia carriera sul mio lavoro, non vendendo il mio privato. Io tengo molto alla mia famiglia, a quello che costruisco all'interno delle quattro mura di casa mia. Poi vado in giro con mio figlio, col mio compagno o ai tempi col mio ex marito e ci facciamo le foto, va benissimo. Ma poi quando la gente pensa di poter andare oltre, allora lì dico no,
o anche semplicemente il poter dire un qualsiasi cosa a una persona perché è nota, non trovo che sia giusto. Ci vuole l'educazione, il rispetto, come per qualsiasi altra persona. Tornando sui brutti episodi, il tuo bambino Maddox, ricordo che quando aveva pochi mesi aveva subito un episodio di razzismo, era stato definito troppo bianco. Di solito non parlo tantissimo del mio privato, ma questa è una cosa che mi aveva molto colpito, proprio perché quando ho avuto mio figlio ed aveva pochi mesi, Maddox era molto chiaro di pelle. Essendo noi una coppia mista, magari la gente non so che cosa si aspettasse. E lì leggere alcuni commenti, per fortuna molto pochi, del genere mi hanno lasciato veramente senza parole. Vi dico, una persona come fa a andare anche solo a dubitare o a giudicare una cosa del genere? Ah, sei un personaggio pubblico, tu lavori in televisione, lui gioca a calcio, siamo liberi di poter dire tutto. E non funziona così. E tornando invece sul tuo presente, tu adesso sei impegnata a Sky Calcio Club, fai gol DJ. Sì. Aspetto negativo, poche settimane fa sei stata attaccata da colleghe e pubblicamente ti sei difesa. Noi ci lamentiamo tanto di questo maschilismo, però poi ti accorgi che forse siamo noi in primis come donne che non ci accettiamo l'una con l'altra, ed è questo che mi è molto dispiaciuto. Io non faccio mai polemiche pubbliche, in 18 anni di carriera non ho mai fatto un nome, un cognome di un'altra persona, maschio o femmina, criticando, accusando. Io posso veramente capire tutto, posso capire che anche il mio arrivo a Sky sia stato forse anche un fulmine a ciel sereno per molti, perché sono una figura diversa, non sono una giornalista, non mi sono mai venduta per tale. Mi ha dato fastidio l'essere stata attaccata da una donna, da una professionista, anche perché nel nostro panorama ci sono tante giornaliste che comunque vediamo a Sanremo, vediamo in dei... Spaziano rispetto. Sì, certo, che non fanno certo solo le giornaliste. Sono molto contenta se c'è una brava donna che sia giornalista, modella, presentatrice o blogger o qualsiasi altra cosa che prende un bel lavoro e che fa una bella cosa. Ed è questa la solidarietà, poi. Questa deve essere la solidarietà sana, la solidarietà femminile, essere felici del lavoro altrui, soprattutto per la lotta proprio che stiamo cercando di fare quotidianamente, sì, di farci accettare in un mondo più maschile, più tutto. E poi cosa facciamo? Ci diamo la zappa sui piedi da sole? Eh no. Vorrei voltare pagina e aprire il capitolo amore. Ok. Che cos'è per te l'amore? Amare vuol dire accettare e lasciar libera la persona che ami di fare le cose. Nel mio caso io ho scelto di essere una donna indipendente, ma ho scelto anche di essere una moglie, una mamma. E a volte capita che magari il tuo compagno non capisce al 100% le tue scelte, il voler lavorare così tanto, il voler viaggiare, tutto. Invece per me era fondamentale trovare una persona che capisse questo, ma non perché la mia famiglia vale meno del mio lavoro o delle mie passioni, ma semplicemente che per me essere una donna completa vuol dire essere tutto questo insieme. Melissa, tu l'amore eterno pensavi di averlo trovato con Kevin, vi siete sposati. Sai, lo stai chiedendo alla persona sbagliata. È nato male. L'amore eterno, no, l'amore eterno per mio figlio, quello. Ma assolutamente sì. Ti chiedo, come avete fatto praticamente ad incastrare le vostre vite impegnative? E che consiglio daresti, se te la senti, alle coppie, quelle coppie che si amano tanto ma fanno un po' di fatica? È difficilissimo, ma tutto si può fare. Noi abbiamo fatto tantissimi sacrifici perché ci siamo trasferiti tantissime volte. Io l'ho praticamente sempre seguito. Ho viaggiato tantissimo per appunto stare insieme e per mantenere il mio lavoro. Se mi dici è una passeggiata, mi chiedi una passeggiata, non è una passeggiata, è molto faticoso, è stancante, è un gran lavoro. Però ti ripeto, se tornassi indietro rifarei tutto, e basta gestirsi e organizzarsi molto bene.
e avere a fianco una persona che ti aiuta anche a fare questo, perché poi da soli non si può fare niente. La separazione mm-hmm. è un tasto delicato, lo hai definito un fallimento personale. Come sono state quei giorni, quelle giornate? Dove hai trovato la forza di rialzarti, mm-hmm. di tornare la Melissa di sempre, di voltare pagina? Io penso che una separazione, un divorzio sia un fallimento un po' per tutti. In psicologia è vista un po' anche come un lutto, no? A volte dicono che quando ti separi la vivi proprio come un lutto. Sicuramente io l'ho vissuta con tanto dolore, ma perché credo molto nel valore della famiglia. Quindi per me il fatto di sposarsi, avere un figlio era... Cioè, ho trovato la mia famiglia per sempre. E quindi quando poi è successo quello che è successo, insomma, mi sono sentita mancare un po' il terreno sotto i piedi, però poi tutto si risolve. I primi periodi non sono mai facili, devi aggiustare mille cose, così, però poi, insomma, tutto passa e tutto il tempo aggiusta tante cose. Sì, il tempo poi aggiusta tante cose, e si capiscono anche tante altre cose. Io ho avuto una relazione comunque meravigliosa per 10 anni, quindi siamo cresciuti insieme, abbiamo un bambino stupendo e quindi devo dire che è andata benissimo. E poi a un certo punto magari bisogna anche prendere strade diverse. Tu sei una sportiva doc, giocavi a calcio in Sardegna. Quanto è importante lo sport? Sì, io sono sempre stata super sportiva, penso che ho iniziato a fare sport quando ho iniziato a camminare. E ho fatto sempre tantissimi sport diversi, volevo sempre provare cose nuove. Ho sempre fatto anche sport molto definiti maschili ai tempi miei, cosa invece che adesso è un po' più normale. Però sai, trovare grazie una squadra di cielo, calcio sì. Esatto, ma trovare una squadra di calcio quando ero io teenager non era così facile. Però insomma, hai subito dei pregiudizi? Ma ti posso dire, io me ne sono sempre fregata. Io mi ricordo sin dall'elementare giocavo a calcio con i miei compagni di classe. Poi ho trovato sempre amici, cose che mi hanno sempre coinvolto in maniera naturale. Mm-hmm. Poi vabbè, ho fatto karate per tantissimi anni, quello è stato un po' il mio sport clou, perché l'ho fatto per tanti anni, poi facevo le gare, ho ottenuto dei bellissimi risultati perché ho fatto 2 podi nazionali, quindi proprio lo facevo con una passione fuori dal normale. Per me era proprio la mia vita, il karate. Poi mi sono trasferita, diversi cambiamenti nella mia vita e allora poi ho scelto di giocare a calcio e ho fatto un provino in questa squadra di Quarto Sant'Elena che era in Serie C. Io ho detto, ma sì, dai, ho sempre giocato con i maschi, io ho 2 fratelli maschi, mi sono sempre buttata in mezzo ai maschi così, ho detto, voglio provare a entrare in una squadra di calcio, di ragazze. E così ho iniziato a giocare con loro. Non era facile, perché ti dico, l'organizzazione di una squadra di Serie C femminile era, insomma, bella impegnativa. Quando mi mettevo il completino da calcio mi sentivo un po' a mio agio. Perché? Perché mettevo i pantaloni, quelli un po' lunghi, quindi non si vedeva la mia coscia magrissima. Okay, poi mettevo il calzettone bello alto col parastinco, che quindi dava quel volume, sì. Dicevo, ah, ma guarda che bella gamba, come sono muscolosa, bella muscolosa, no? Tutta bella. E quindi mi ha aiutato anche a superare un po' quella fase di scopa, sì, dei 15 anni, un po' così, che dove mi vedevo orrenda. E quindi quello sì, mi ha aiutato molto. Però dai, discriminazione non no. Devo dire che su di me non l'ho avuta. Rispetto ai social, invece, tu di che corrente di pensiero fai parte? Perché c'è chi pensa che si debba condividere tutto e chi invece dice no, è meglio mostrare solo il bello per alleggerire i momenti o le giornate di chi ci segue. Io sono un personaggio pubblico, ma limito molto le pubblicazioni più private, nel senso, in casa mia non sto sempre a fare video, foto, qualche volta qualcosa di Maddox, di carino, però non pubblico tantissimo da casa, nella proprio sfera privata. È una scelta. Parlami di Maddox. Mm-hmm. Com'è cambiata la tua vita quando sei diventata mamma? Tanto,
tantissimo. Non mi sarei mai aspettata di diventare mamma così giovane, a 27 anni, e invece poi la vita ti porta a cambiare proprio i tuoi piani. Ho incontrato la persona giusta, giovanissima, a 25 anni, a 27 decidiamo di avere il nostro figlio, e quindi i miei piani sono un po' scombussolati. Però sicuramente ha portato tanto impegno in più, tanta responsabilità in più, tanti sacrifici in più rispetto all'essere ovviamente una ragazza di 27-28 anni libera. Però è stato un bellissimo cambiamento e ne vale sicuramente la pena. E io prima dicevo sempre, deve esserci il momento giusto. Io sempre parlavo sempre di questo momento giusto. Però poi mi sono resa conto che alla fine non esiste. Il momento giusto te lo devi creare tu. Poi se aspetti il momento giusto non arriva mai. Se desideri una cosa e tutto, non puoi aspettare quel fatidico momento, che poi se lo cerchi, non arriva. Sei felice? Ma sì, assolutamente sì, sono molto felice. Bisogna essere felici nella vita. La felicità ce la portiamo noi stessi, trovando una nostra felicità personale. Se sei felice con te stesso, sarai felice con gli altri. Mi piace guardare avanti sempre e mi piace puntare sempre molto in alto. Nella mia vita mi sono sempre posto obiettivi molto alti. Alcuni assolutamente in questi anni si sono realizzati, altri magari sono ancora dei sogni, altri rimarranno per tutta la vita. Grazie. Grazie a te, è stata una bellissima chiacchierata. Grazie. Comoda. Devo dire che hai delle poltrone molto comode. Quando vuoi, noi siamo qua a disposizione. Io sono arrivata molto a mio agio, devo dire. Grazie davvero, ti auguro il meglio. Grazie, grazie volentieri. Mille. Volentieri.